e diamo il benvenuto a tutti, grazie della vostra presenza per questo terzo incontro dei caffè che chiude anche il cammino di quest'anno che avevamo aperto a febbraio con Sarubbi e concludiamo questa sera ecco con Giovanni Figuera. Vogliamo ringraziarlo, Brianzolo, giusto dalla Brianza. Figuera è Veneto. Ok, è originario Veneto, però abita metà Brianzolo, metà Veneto. Lo ringraziamo della sua presenza questa sera. La domanda di questa sera: cos'è dunque la felicità? Sicuramente una domanda che tocca il cuore, tocca la vita di tutti noi, per cui diamo subito a lui la parola, ma prima do la parola a Paolo per la presentazione e grazie ancora. Grazie, buonasera anche da parte mia, benvenuti, ben ritrovati. Allora, il nostro relatore, che ringraziamo per essere venuto, reduce anche da una cresima, quindi insomma giornata movimentata e impegnativa, non è poco, quindi lo ringraziamo, perché i nostri relatori, come sapete, vengono da tante parti e sono sempre molto disponibili, quindi noi siamo davvero fortunati rispetto a tutto questo. Dunque, nato nel 1971, sposato, ha due figlie, si è laureato in lettere moderne, ha conseguito una specializzazione e tre perfezionamenti nell'ambito della letteratura e della linguistica, insegna italiano e latino nei licei, collabora con il Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università degli Studi di Milano. È giornalista, collabora con diverse riviste, tra cui Studenteschi, Timone, Fogli e con quotidiani online, la Nuova Bussola Quotidiana, Sussidiario.net, Tempi.it, per cui cura il blog Il Sugo della Storia. Collabora anche con diverse radio, Rai Radio 1, Radio in Blu, Radio Vaticana, Radio Maria, dove conduce anche delle apprezzate trasmissioni. Con le edizioni Aries ha pubblicato diversi libri, tra cui nel 2008 Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico, che ci ha dato lo spunto per l'incontro di questa sera. Ha pubblicato tanti libri, non li sto a citare perché sennò altri 45 minuti, però alcuni di questi li trovate in vendita al prezzo, lo dico già così almeno lo sapete, di 10 euro, cioè qualsiasi libro voi decidiate di acquistare costa 10 euro per questa sera. Ha pubblicato anche libri per la scuola, poesie, ha tenuto diversi incontri come quello di stasera. Tra l'altro ricordiamo anche, visto che riguarda Verbania, che è stato nella cinquina finalista del premio Contardo Ferrini, che è un premio che si è tenuto qua a Verbania, qua vicino al chiostro, quindi era presente come candidato ed è arrivato tra i finalisti di quell'anno. L'incontro di questa sera è sul tema della felicità, sulla sua ricerca e sulla necessità anche da parte dell'uomo moderno di capire che cosa sia questa felicità, dando risposta alle sue domande sulla propria vita e sul senso del suo vagare. Si tratta di interrogativi che già troviamo nel corso della storia dell'uomo nei versi di tanti poeti, autori del passato, come Giacomo Leopardi, poeta al quale sappiamo che il nostro relatore è particolarmente affezionato. Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? E se la felicità non esiste, che cos'è dunque la vita? È proprio una richiesta che Giacomo Leopardi ha fatto ad un suo amico in una famosa lettera. Sappiamo che l'uomo moderno tende, e probabilmente anche indotto, a vivere senza farsi troppe domande di questo tipo, ma in realtà questi interrogativi riaffiorano inesorabili. Questa sera è tempo di approfondire questo tema e di essere aiutati a provare a dare qualche risposta o qualche strumento per rispondere a queste domande. Quindi lasciamo la parola a Giovanni, che ringraziamo nuovamente per essere qui. Grazie a voi. Allora, il tema di oggi, cos'è la felicità, viene proprio dalla frase che ha prima sottolineato lui, cioè una lettera di Leopardi scritta all'amico Jacobsen, in cui a 25 anni chiede all'amico: che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? E se la felicità non esiste, che cos'è dunque la vita? Questa è la domanda che dovrebbe essere la più scontata. Dante dice che ci sono due fini nella vita umana: la felicità di questa vita e la felicità per sempre, perché se non c'è una felicità dopo, anche la felicità di questa vita non ha senso. Eppure quella che è la domanda centrale della vita dell'uomo
È una domanda che più cresciamo più viene dimenticata. Leopardi, che è un genio, nello Zibaldone dice che finché siamo bambini vogliamo la felicità al presente. Hic et nunc, qui e ora, i capricci del bambino vogliono dire quello. Quindi è impossibile ad un bambino poter posticipare la sua richiesta. Se lui vuole andare al parco giochi, vuole andare in quell'istante, non puoi portarlo il giorno dopo, non lo concepisce neanche. Tanto che Leopardi diceva che un bambino, per poter essere indotto a studiare, ha bisogno di una ricompensa subito, al presente. Pensate come la pedagogia all'elementare fa sì che il compito venga corretto subito. Pensiamo come subito si dà la ricompensa quando il bambino studia. Se uno vuole studiare, deve cogliere subito perché valga la pena studiare al presente. Deve trovarlo interessante, deve essere coinvolto. Altrimenti è quasi impossibile portare un ragazzo ad uno studio che sia un vero studio. Ma Leopardi dice, man mano che si cresce, man mano si sostituisce la domanda di felicità con qualcosa d'altro. Ed ecco che allora si cerca la retribuzione, un certo tipo di retribuzione, si aspetta il fine settimana, si aspettano le ferie, si aspettano le vacanze, si aspetta la pensione. E poi arriva a dire Leopardi, si aspetta addirittura la fama dopo la vita. La domanda di felicità, quando cresciamo, viene totalmente evasa, viene sostituita da altri obiettivi. E questo è talmente vero che pensate che quando mi era stata assegnata un'ora alternativa alla religione, sto parlando di 20 anni fa, insegnavo a Milano, mi era stata assegnata un'ora alternativa e avevo chiesto ai ragazzi, per cercare di capire di che cosa parlare in quell'ora, che cosa si aspettassero da quell'anno. Erano ragazzi dell'ultimo anno del liceo classico. C'era chi desiderava uscire per essere promosso, chi desiderava la ragazza, chi desiderava il motorino. E ho detto loro, ma nessuno si aspetta semplicemente di essere felice? Cioè senza che si possa dare una forma alla felicità, ma lasciando la domanda in uno stato, in una condizione così, se vogliamo, pura, senza che la felicità sia sostituita già da un obiettivo concreto. Più cresciamo, più questa domanda viene rimpiazzata. Pensate, io sono un interista, non me l'avete a male chi tifa un'altra squadra. Mi ricordo che 20 anni fa, quando l'Inter aveva vinto lo scudetto dopo tanti anni che non lo vinceva, un giornalista era stato intervistato, gli avevano chiesto, ma domani lei come inizierà l'articolo, lei che tifa la squadra che vince lo scudetto? E lui ha detto, ma scomoderò quella parola che noi adulti non abbiamo più il coraggio di pronunciare, ovvero la parola felicità. Perché il mondo degli adulti, il nostro mondo, ormai ha paura di questa domanda. Tanto che Sapegno, quando commenta Giacomo Leopardi, dice che quelle domande che gli adulti non si pongono più, perché sanno che sono domande che non hanno risposte, Leopardi ancora se le poneva quando era cresciuto e continuava a scrivere ed era diventato famoso. E quelle domande sono le domande di senso, le domande di felicità. Allora, noi più cresciamo, più sostituiamo questa domanda con tanto altro. Bauman, che era il filosofo vivente più famoso fino a pochi anni fa, quando è deceduto, il filosofo che ha dato la definizione della nostra società come società fluida. Bauman dice che per star bene ed essere felici bisogna raggiungere degli obiettivi. E porsi tanti obiettivi, ogni giorno porsi un obiettivo, e raggiungendo quell'obiettivo noi saremo a posto in quella giornata. Ma è proprio vero che se noi raggiungiamo gli obiettivi, allora siamo felici. Pensate, nel 2006 è uscito il film La ricerca della felicità, con Will Smith, protagonista, un protagonista ad eccezione, che insegna al figlio, vai e raggiungi i tuoi obiettivi, non permettere a nessuno di dirti che quegli obiettivi non verranno raggiunti. Quando insegnavo a Milano, uno studente mi ha detto, stavamo facendo il percorso, mi ha detto, prof, lo vediamo il film, l'abbiamo visto assieme. E gli ho detto, ma siamo sicuri che tutti siamo come Will Smith?
Siamo sicuri che tutti abbiamo il suo fascino, la sua prestanza fisica, il suo carisma, la sua loquela, la sua capacità. E se anche avessimo le sue capacità, raggiungendo l'obiettivo, avremmo raggiunto la felicità. Pensate ai Guicciardini, 500 anni fa, quando scrive i ricordi li scrive per il figlio, e quindi è come se avesse voluto lasciare al figlio una sorta di testamento spirituale. Dice in un ricordo: ho cercato sempre di avere delle posizioni importanti. Pensate, è stato governatore di grandi parti d'Italia, addirittura della Romagna. Ha lavorato per lo Stato della Chiesa, ha dovuto difendere l'Italia quando c'era il sacco di Roma dopo la Lega di Cognac. Ho raggiunto degli obiettivi ben più grandi di quelli che io mi aspettavo, ma non ho mai trovato dentro quegli obiettivi la felicità che io mi attendevo. Ragione per cui cerca la felicità in qualcosa d'altro. Non gli ha detto al figlio non porti obiettivi e non raggiungerli, perché non è questo l'insegnamento, ma gli ha detto cerca la felicità da un'altra parte. Cesare Pavese nel 1950 aveva soltanto 42 anni e vince il premio Strega. Se andiamo a leggere Il mestiere di vivere, che è uno dei diari più belli che siano mai stati scritti, assieme allo Zibaldone, dice: apoteosi a Roma. E adesso ha raggiunto il premio Strega, è il romanziere più importante d'Italia a soli 42 anni. E adesso, e commenta, c'è qualcosa di peggio di non raggiungere gli obiettivi, ed è raggiungerli. Cosa significa? Che se tu hai affidato, hai assegnato, hai confidato di raggiungere quella felicità attraverso il raggiungimento dell'obiettivo, ti rendi conto che quella felicità non è raggiungibile in quel modo e la tua vita rischia di essere un fallimento totale, perché l'obiettivo raggiunto ti dimostra che la felicità allora è raggiungibile. Ma pensate, scomodiamo Lucchetta. Io penso che conosciate Lucchetta, pallavolista della Nazionale dei Sogni, la nazionale più forte di tutto il Novecento, è stata votata la Nazionale Italiana di Pallavolo. Ha vinto per 10 anni di fila trofei di ogni tipo. E la prima volta che l'Italia ha vinto il Mondiale, ecco che Lucchetta alza la coppa. Nella trasmissione Sfide lo intervistano e gli chiedono: che cosa hai provato quando hai alzato la coppa, cosa provavi? E Lucchetta, a me piace tantissimo questa intervista, perché ha il coraggio di essere umano, mentre noi vediamo gli altri campioni sempre con quella faccia irraggiungibile di persone che hanno raggiunto l'obiettivo, che sono felici, non hanno alcun tormento. Poi se andiamo a vedere la vita privata, vediamo che tutti hanno le loro croci. Lucchetta dice: ho provato in quel momento una felicità incredibile, ma poi poco dopo una grande tristezza, perché quello per cui io avevo dato tutto, quello per cui avevo dato tutto da quando io ero piccolino, l'avevo raggiunto. E adesso cosa avrei dovuto fare? Nel raggiungere la felicità c'è anche già subito una percezione quasi di insoddisfazione, la percezione che non basta. Ivan Turgenev, in Padre e Figli, dice: perché anche quando noi godiamo di un bel paesaggio, di una musica bella, di una bella conversazione, di belle amicizie, perché tutto sembra una preannuncio, una prefigurazione di una felicità che ancora deve arrivare e non sembra mai la prova di una felicità totale che io sto sperimentando in questo momento? Perché accade questo? Allora io credo che l'autore che meglio ci racconta come è fatto il nostro animo, l'autore che ci permette meglio di capire perché accade questo, perché accade che uno esce il sabato sera a 18 anni, a 20 anni, torna a casa e dice: ma mi aspettavo di più. Perché a 30, 40 anni uno ha la percezione e dice: ma mi aspettavo di più. Perché le figlie si aprono 20 regali il giorno di Natale?
quando aprono il 20° regalo sembrano tristi. E adesso? Per quale ragione? Ecco, l'autore che meglio ci racconta questo è Leopardi. Ce lo racconta in tutta la sua produzione, ma ce lo racconta nello Zibaldone. 4.500 pagine in cui c'è sempre come filo conduttore la domanda di essere felice. E Leopardi fa l'esempio del cavallo. Dice, quando tu desideri un cavallo, tutta l'attesa del cavallo è bella, ma poi quando ottieni il cavallo, è come l'automobile, è come la Ferrari, hai subito la percezione che quello che tu attendevi era qualcosa d'altro, perché quel cavallo non ti basta, quel cavallo non ti dà quella felicità che tu aspettavi. E se noi ci guardiamo, se siamo onesti, ci rendiamo conto che ogni volta che noi raggiungiamo un obiettivo, subito ci poniamo un altro obiettivo. Perché? Perché, come dice Leopardi, il nostro animo, lo racconta in un pensiero, quando dice e parla della noia, il nostro animo, anche se possedesse tutto il cielo stellato, anche se avesse tutto l'universo, percepirebbe che tutto è piccolo e piccino alla capacità del nostro animo, capacità capax, no? In latino è il contenitore. Il mio animo ha bisogno di qualcosa di più. Non mi basterebbe neanche tutto il cielo stellato. E nel dialogo di Malambruno e di Farfarello, che è una sorta di Faust in formato tascabile, c'è Malambruno che desidera essere felice e allora, non riuscendo a esserlo, scomoda addirittura le potenze del male. E gli arriva lì Farfarello, che è un piccolo demonietto, non è Belzebù, e chiede a Farfarello, io voglio essere felice. E Farfarello risponde, ma è impossibile. E allora Malambruno, ma certo, perché tu sei un demonio da poco, mandami qua tutte le potenze del male, ma è impossibile essere felici, non posso compiere questo. Almeno, allora chiede Malambruno, toglimi l'infelicità. Toglimi quel pungolo che io sento. Ma è impossibile anche questo, dice Farfarello, a meno che tu non smetta di amarti sommamente. Perché chi vuole togliere il pungolo, chi vuole togliere la domanda di felicità, ci sta dicendo Leopardi, smette di amarsi sommamente. Allora, per cercare una risposta sulla domanda di felicità, bisogna innanzitutto porre la domanda, ma poi porla bene, come fa Leopardi. Porla bene vuol dire andare a capire com'è il nostro animo. E Leopardi ci racconta che il nostro animo si aspetta, desidera una felicità che è infinita, che non può essere colmata dai beni terreni. E Leopardi è in compagnia con gli altri grandi geni della storia letteraria. Pensate a quel Manzoni che è sempre stato contrapposto a Leopardi, perché Manzoni cattolico, Leopardi no. Invece non è così. Leopardi, pensate che anche lui ha terminato i suoi giorni con una confessione e con i sacramenti, ma aveva una domanda che era come quella di Manzoni, una domanda pura come quella di Manzoni sulla vita. Manzoni conclude i Promessi Sposi, dopo che ci ha raccontato di Renzo e Lucia che si sono sposati, ci dice che la vita anche lì ha i suoi bei problemi, perché l'uomo è come un infermo, quindi non è che tu sei, hai trovato la donna, ti sei sposato, hai chiuso la questione. L'uomo è come un infermo che guarda il letto del vicino e pensa che il letto del vicino sia migliore del nostro. Noi guardiamo gli altri, qualcuno, pensando che sia più fortunato di noi, pensando che sia più felice di noi. Perché? Perché magari ha quello che vorremmo noi. E allora facciamo di tutto per provare a cambiare letto. Facciamo di tutto per andare nel letto dell'altro, quello che pensavamo che fosse migliore. E quando ci troviamo in quella situazione ci rendiamo conto che quel letto è pieno di bernoccoli ed è pieno di lische. E si stava meglio prima. Si stava meglio nella condizione che avevamo prima, con le croci che avevamo prima. Ragion per cui conviene pensare non tanto a stare bene, dice Manzoni, ma a pensare a fare bene. E forse incominceremmo a stare meglio.
ribalta la questione, non pensare tu a star bene, ma pensa a fare il bene all'altro, pensa ad amare, ci sta suggerendo Manzoni, e incomincerai a stare meglio. Se andiamo a leggere la storia del Miguel Magnara, di Oscar Miloz, Miguel Magnara è il personaggio storico del Don Giovanni. Il Don Giovanni, quel conquistatore di donne, è davvero esistito. È un personaggio storico che ha vissuto a Siviglia. Pensate, c'è la tomba di Miguel Magnara. E all'inizio del Miguel Magnara di Oscar Miloz, ecco che Miguel Magnara dice agli amici: voi non mi capite, perché voi pensate che io sia felice, perché ho tutte le donne del mondo, ma io cambio donna perché io ho qui un abisso di vita. E si chiede come colmare questo abisso di vita, come poter trovare qualcosa che corrisponda all'abisso che io ho qui nell'animo, che ho qui nel cuore. Camus, premio Nobel per la letteratura e anche filosofo oltre che romanziere francese, Camus scrive il Caligola, dove rivisita l'imperatore romano. E Caligola vuole la luna, vuole l'impossibile. E l'icone gli dice: ma guarda che c'è una congiura, ti vogliono ammazzare. Ma Caligola dice: tanto si deve morire, ma io l'impossibile l'ho toccato, l'ho raggiunto, e se l'ho raggiunto una volta vuol dire che l'impossibile si può raggiungere. Io voglio la luna. Potremmo andare avanti con tantissimi autori che ci dicono che il cuore dell'uomo, l'animo dell'uomo è fatto per qualcosa che è infinito, che è grandissimo. E quindi non può bastare un bene terreno per colmare questo desiderio. Allora io mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, ma cosa cambia? Cosa cambia la mia vita se io parto da una consapevolezza, da un tentativo di consapevolezza sul mio animo come quello che ha Leopardi? Cosa può cambiare? Allora, innanzitutto io inizio a trattare l'altro non come la risposta alla mia domanda, perché se io percepisco che l'altra persona con cui sto assieme, con cui ho una relazione, che è mio amico, non è la risposta alla domanda di felicità che io ho, cambia totalmente tutto. Guardate che nel dialogo, nel confronto tra di noi, tra le persone, con i ragazzi, la prima questione per cui le persone non stanno assieme, ma non solo nel rapporto sentimentale, ma anche nel rapporto amicale, è perché l'altro mi ha deluso, perché l'altro non mi rende felice come mi aspettavo. Quanti ragazzi dicono: professore, pensavo mi rendesse felice, primo mese sì, poi ho capito che non è la persona fatta per me. Ma può darsi che l'altra non sia la ragazza fatta per te, ma perché non ti rende felice? Perché non colma la tua domanda di felicità? Pensate come sarebbe diverso se invece uno partisse da un'evidenza, dall'evidenza che io desidero qualcosa di totale, di infinito, e che l'altro è compagno di strada. Pensate, guardate che tutta la letteratura che abbiamo studiato a scuola la racconta in maniera diversa. Tutta la letteratura occidentale, che è nata dall'idea dell'amor cortese, parla dell'amore irraggiungibile, e l'altro è l'idolo della mia vita, è il dio della mia vita. Tutta la nostra letteratura, salvo pochi, salvo Dante, salvo Montale, ho sceso dandoti il braccio milioni di scale. Salvo Dante e Montale e pochi altri che dicono che il compagno, l'amata, l'amato, è colui che cammina con te verso il destino. Ma se io parto da questa evidenza, probabilmente i rapporti anche di amicizia, i rapporti con sentimentali, li tratterò diversamente, con un rispetto diverso, con una violenza diversa. Perché se io tratto l'altro come la risposta alla mia domanda di felicità, lo tratto per quello che non è. Ed è molto probabile che il rapporto non regga al tempo, perché chi di noi può essere la risposta al senso, al desiderio di compimento, alla domanda che ha l'altro? Nessuno può essere tale. Allora, se parto da questa domanda, se parto dal desiderio di essere cosciente di come è fatto il mio animo, inizierò probabilmente a trattare con un rispetto diverso
mia moglie, i miei figli, gli amici e le persone che incontro. E inizierò a trattarle come se fossero anche loro un desiderio di felicità. E su questo, per me, è la questione chiave, centrale. Pensate alle persone che odiamo, tra virgolette, quelle persone che non sopportiamo, quelle persone che ci danno fastidio. Se inizio a guardarle come qualcuno che come me desidera essere felice, qualcuno che come me ha un punto luminoso, qualcuno che come me ha un desiderio di compimento, lo tratterò in maniera diversa, lo guarderò in maniera diversa, così come guarderò i miei figli e le mie figlie in una maniera diversa. Perché? Perché di fronte alla pretesa che può avere un genitore di condizionare il percorso dei figli, di dire ai figli come va la vita o come bisogna muoversi, se la domanda sul figlio diventa: ma cos'è che ti può rendere felice? Cos'è che puoi scegliere all'università? Cos'è che puoi scegliere come compagnia per fare questo cammino di compimento? Cambia il modo con cui io do un consiglio alle mie figlie. Questo è un lavoro costante che uno deve fare, perché è evidente che un genitore, un educatore, una persona che è un adulto tenderebbe a dirti come vanno le questioni. È evidente che uno potrebbe tendere a dirti come vanno le questioni. Hai già vissuto, per cui, ma è tutta un'altra questione. È la questione di ripartire dalla domanda che è mia e che è anche dell'altro. E allora siamo due che camminiamo assieme. E allora scegliere l'università o scegliere nella vita con la domanda di essere felici cambia tutto e diventa più avvincente, diventa più interessante. Diceva Madre Teresa di Calcutta, quando era andata a parlare con il padre spirituale, lei da giovanissima voleva farsi suora ed era andata dal padre spirituale per chiedere di poter entrare subito nell'ordine. Ma il padre spirituale ha detto: attendi, aspetta qualche anno. E come farò a saperlo tra qualche anno? Risponde il padre spirituale: la profonda letizia del cuore è la bussola dell'umano agire. La profonda letizia del cuore. Lo saprai se il tuo cuore è lieto. Pensate come cambia il criterio di scelta. Perché alla domanda sei felice, alla domanda sei lieto, puoi mentire agli altri ma non a te stesso. Mi ricordo quando tempo fa, un po' di anni fa, una studentessa, si era già diplomata, studentessa a cui non mancava nulla, faceva la fotomodella, è andata a studiare a Roma e dopo un po' di tempo mi manda un messaggio dicendo che sentiva nostalgia di quando si faceva volontariato. Di quando si faceva volontariato e di quando sentiva messaggi di speranza nelle lezioni. Adesso non è più così. Allora l'ho invitata a parlare di persona della questione e mi racconta, mi dice: sa, adesso non sono più assieme a ragazzo, compagno di classe quando eravamo al liceo, sono con un fotomodello. Adesso mi sono iscritta in questa facoltà e i miei genitori vorrebbero che mi sposassi con quell'altra persona che è un buon partito. Lei che cosa dice? Pensate, come puoi tu rispondere ad una domanda così vera, così profonda, così autentica di un ragazzo? Allora, la risposta unica che mi sembrava vera era quella di guardarsi dentro e provare a usare il cuore. Cioè, non è tuo papà, non è il tuo ex professore, non è il tuo compagno di classe che ti può dire cosa fare nella vita. Ti puoi confrontare con loro, ma guardati dentro. Cosa dice il tuo cuore, ma inteso cuore come cuore che domanda la felicità? Prova a interrogarti partendo da lì, sulla scelta universitaria, con il compagno con cui sei assieme, eccetera. La sera mi manda un messaggio dicendomi: la ringrazio, perché in questi giorni tutti mi avevano detto cosa dovevo fare. Lei ha rilanciato la palla a me. Sono ritornata io a dover scegliere, ma ho capito qual è il criterio per scegliere. Ecco, questa domanda di felicità, come ci dice Madre Teresa di Calcutta, come ci dice Dante se leggessimo la Divina Commedia,
è il criterio che ci indica la bussola per agire, che ci indica il cammino per agire. Pensate, partendo da questa domanda potremmo vivere davvero con una intensità diversa. Io potrei entrare in classe se mi domando che quella giornata possa essere una giornata piena con una posizione diversa da quella che può essere la posizione del oggi vado a fare una lezione, vado a ripetere una questione. Cambia tutto. Se uno parte dalla domanda che in quel momento possa accadere qualcosa. Perché se accade qualcosa, tu lo vedi, lo osservi. Quindi partire dalla domanda, come ci dice Leopardi, è il primo passaggio per iniziare a cogliere la risposta. Non c'è risposta ad una domanda che non si pone. Non c'è risposta ad una domanda che non si pone. Mentre, come ci racconta Leopardi nello Zibaldone, l'uomo tende spesso ad assopire la domanda. Tende spesso a dimenticarla. Sonno, oppio, dolore. L'uomo tende ad annebbiarsi. L'alcol. Oppure tende al divertissement. Pensate due secoli fa come Leopardi raccontava bene quella che è la società di oggi. La distrazione. Una moltitudine di piaceri per sradicare quella domanda che è quella più innata in noi. Oppure ancora l'uomo usa le ideologie, costruire dei sistemi perfetti, con l'idea che costruendo una società migliore staremo meglio. Oppure l'uomo, dice Leopardi, pensa che se ritornassimo allo stato di natura saremmo tutti buoni e non avremmo più bisogno della felicità. Pensate il ritorno allo stato di natura, Rousseau, come è presente oggi. L'idea che non c'è bisogno di essere salvati, perché la colpa è della storia, del progresso, no? E quindi basta ritornare allo stato di natura per star meglio. Oppure l'immaginazione. L'uomo vive dell'immaginazione. O il passato. Si vive nella memoria, nella convinzione che ciò che hai vissuto nel passato possa bastare, o si vive nell'attesa. Si vive nel futuro. Non cerchiamo la felicità nel qui e ora, nel presente. Tutta la produzione di Leopardi è il tentativo di dire a noi: usciamo dalle illusioni, cerchiamo la felicità e domandiamo la felicità qua. E pensate, c'è un testo di Leopardi che è bellissimo, in cui Leopardi dice: se accade questo, allora davvero sperimento la felicità in terra. E questo testo è del 1823, è dello stesso anno in cui Leopardi scrive la lettera all'amico belga Jacobsen. È il testo alla sua donna. E lì Leopardi arriva a dire: fra cotanto dolore, in mezzo a tutto il dolore, quanto all'umana età propose il fato, in mezzo a tutto il dolore che il destino può lasciarmi, può darmi, immaginate che cosa potrebbe accadere alla nostra vita, quante croci potremmo portare, ma in mezzo a tutto il dolore che il destino potrebbe darmi, se qualcuno ti amasse, se qualcuno amasse te, bellezza, allora la mia vita sarebbe felice. Teco, la vita mortale sarebbe come quella che nel ciel india. Addirittura va a usare il verbo indiarsi, è un apax di Dante, andare in cielo, entrare in Dio. Se io incontrassi la bellezza nella vita e amassi la bellezza, non basta incontrarla, bisogna scegliere di amarla, allora la vita in terra sarebbe già il paradiso. Con te inizierei a fare l'esperienza del paradiso in terra. È la poesia alla sua donna. Quindi Leopardi non dice la felicità non c'è. Anzi, addirittura ha questa intuizione. Devo incontrare quella bellezza che ho sempre sognato. E dopo averla incontrata devo andarle dietro. Devo amarla. Ma pensate se Manzoni quando ha vissuto e si è convertito, non con l'aneddoto di San Rocco, ma si è convertito perché ha incontrato Enrichetta Blondel e ha iniziato a seguire il padre spirituale Degola e il padre spirituale Tosi, e ci racconta nelle lettere il suo cammino di conversione.
Quindi non si è convertito con l'aneddoto di San Rocco, ma si è convertito perché ha incontrato una bellezza particolare, una diversità particolare. Pensate se Manzoni non ci documenta l'incontro con la bellezza quando parla della conversione dell'innominato. Tanto che Hermes Visconti, che era uno dei migliori amici di Manzoni, era suo compagno di scuola, dice che quando Manzoni racconta la conversione dell'innominato, sta raccontando la sua conversione. E l'innominato ha fatto nella vita tutto quello che ha voluto. È arrivato a 60 anni ed è lì con la pistola, vorrebbe spararsi un colpo di pistola in quella notte in cui non riesce a dormire. E in quel momento lui pensa a quello che sarà di lui dopo, il suo corpo sformato, il sangue per terra, i nemici contenti. E pensa, ma se Dio c'è, che ne sarà di me? Ma se Dio non c'è, perché devo farla finita? Ma un ragionamento non gli salva la vita. Gli viene in mente la frase di Lucia, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E allora gli viene il sospetto che ci sia la possibilità di un refrigerio, di una consolazione, che ci sia una chance nella vita anche per lui. E all'alba, quando sente l'allegria di un popolo in cammino, chiede al bravo di andare a vedere dove stiano andando quelle persone. Perché? Perché quando noi abbiamo toccato il fondo, quando la nostra vita si sgretola, quando noi siamo infelici, la felicità dell'altro diventa l'occasione per cambiare rotta, per andare dietro, dove posso, ci sarà anche per me una possibilità. E va dal cardinale. E nell'abbraccio del cardinale, l'innominato può dire, mi conosco bene soltanto adesso. Soltanto adesso so chi sono. Dio veramente grande, Dio veramente buono. Ma pensate se Manzoni e Leopardi, che scrivono negli stessi anni, non stanno raccontando della stessa cosa. Leopardi sta raccontando dell'incontro con la bellezza che ci cambia la vita e Manzoni ci racconta una storia che è reale, perché l'innominato è Bernardino Visconti ed è un parente di Manzoni addirittura. È un parente di Manzoni 200 anni prima. Ci racconta dell'incontro con la bellezza che ti cambia la vita. Ma avete visto Le vite degli altri tutti, penso, un film bellissimo. Le vite degli altri ambientata nella Germania Est, dove c'è una spia, perché c'erano 100.000 poliziotti che controllavano artisti, politici e quant'altro. C'è una spia che ha come compito quello di controllare Draiman, che è uno scrittore, un drammaturgo, e ama anche la musica. E questa spia, seguendo e ascoltando tutti i dialoghi dell'artista Draiman, a un certo punto inizia a cambiare. E quando trova un bambino in ascensore, il bambino gli dice, ma lei è una persona cattiva. Come? Sono una persona cattiva? Ma chi è che te l'ha detto? Mio papà. Perché lei è una spia. E allora lui gli dice, chi è tuo? Come si chiama? Poi non gli chiede il nome del papà per denunciarlo, gli dice, come si chiama la tua palla che hai in mano? Perché la spia sta cambiando. E nel film c'è questa frase bellissima. Come si fa dopo aver ascoltato, ma davvero ascoltato una musica così bella, ad essere ancora cattivi? La bellezza ci cambia. La bellezza ci cambia. L'innominato va dietro ad una bellezza che lo cambia. Torna dai bravi, vuole essere diverso. Ma Calvino, quel Calvino che studiamo a scuola per i libri, i romanzi, I sentieri dei nidi di ragno, piuttosto che per la trilogia degli antenati, a Calvino capita qualcosa nella vita. Nel 1953 aveva soltanto 30 anni, va al Cotolengo. E al Cotolengo va per controllare che al Cotolengo non ci sia una truffa, non ci siano brogli elettorali. Lui è iscritto al PC e lì a Cotolengo girava voce che facevano le suore votare tutti per la DC. E allora lui arriva al Cotolengo e rimane lì soltanto 10 minuti, ma rimane colpito da alcune scene. Rimane colpito dalla fotografia delle suore. Le suore sono tutte contente.
E sono contenti anche gli idioti, è il termine che compare nella giornata di un scrittore, anche gli idioti che sono lì al Cotolengo. Allora lui dice, ma io devo scriverla questa cosa. 10 minuti lo interrogano per 10 anni, perché Calvino vuole ritornare al Cotolengo come scrutatore per rimanere un'intera giornata e vedere cosa accade al Cotolengo. E pensate, nascerà questo romanzo bellissimo, La giornata di uno scrutatore, in cui il personaggio Amerigo Ormea, incontrando la bellezza delle suore, la felicità delle suore, inizia a cambiare. Vedendo che gli idioti completi, sono descritti così, sono uguali, raggiungono per natura, per quello che gli è stato dato in sorte dalla natura, la stessa condizione che raggiungono le suore per grazia e per un cammino, perché entrambi sono felici. E si rende conto Calvino che questa felicità deriva dall'essere liberi dall'esito. C'è una suora che sta schiacciando le mandorle, che sta servendo una persona che ha letto, e questa suora è lieta, è contenta, mentre c'è il padre di famiglia che tutte le domeniche va da questo ragazzo, dal figlio, ma il figlio non lo riconosce più e quindi il padre di famiglia non riesce a essere contento. E Calvino, che non ha nessun pregiudizio, non ha nessuna formazione religiosa o quant'altro, Calvino dice, ma forse allora la felicità esiste? Calvino non stava più ponendosi la domanda di felicità. Forse la felicità esiste, perché se c'è una suora che è contenta, se ci sono 10 suore contente, se ci sono 10 persone che sono lì al Cotolengo contente, è segno che la felicità esiste e che va perseguita a discapito di tutto il resto? E si interroga su questo. E Calvino si rende conto che l'umano arriva dove arriva l'amore. Non c'è confine se non quello che gli diamo. L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confine se non quello che gli diamo. Che cos'è che è umano? Quelle persone che sono al Cotolengo sono umane. L'umano arriva dove arriva l'amore. E non ha confini. Perché l'amore non misura. Nel momento in cui io con mia moglie, con i figli, con gli amici inizio a misurare, non li sto amando. L'amore non ha misura. L'amore è incondizionato e Calvino lo vede dall'esterno. E allora si interroga e Amerigo Ormea, il protagonista, vuole chiamare la sua ragazza per parlare con lei, per spiegare le sue ragioni, per parlare del figlio, perché lui, Amerigo Ormea, il figlio non lo voleva. Vuole poter parlare con lei, vuole che il rapporto tra loro due cambi. E nel romanzo, che racconta solo una giornata, Amerigo Ormea dice quell'istante può valere una vita, perché in quel momento io ho capito, quell'istante può valere una vita, ma domani sarà un giorno diverso oppure no? E pensate, la cosa incredibile, nel 1961 Calvino è ritornato al Cotolengo, 8 anni dopo essere stato lì nel 53. Calvino ha già 38 anni, non voleva rapporti stabili. L'anno dopo cosa accade? Che Calvino si fidanza con Edith Judith Singer e 62. E 2 anni dopo, nel 1964, Calvino si sposa e l'anno dopo nasce Giovanna Calvino. Cioè, Amerigo Ormea non sappiamo se è cambiato, ma Calvino è cambiato andando al Cotolengo. Quello che non vediamo nel romanzo lo vediamo nella sua vita. E la giornata dello scrutatore si conclude con questa immagine stupenda, è tramonto. E c'è una signora, è una di quelle ricoverate, che deve spostare una carriola e non ce la fa perché è troppo pesante. Ma arriva un'altra signora ricoverata, una gigantessa si dice, perché è grande, che spinge molto facilmente la carriola e sorride. E poi ne arrivano altre che aiutano a pulire per terra. E Calvino dice, anche nella città imperfetta, al Cotolengo, immaginiamoci quanta umanità, quanto dolore, quanto male di vivere, anche nella città imperfetta c'è sempre la perfezione, dice Calvino, 1963. Cos'è questa perfezione? È quella carità. Laddove non arriva la piccolina, è arrivata l'altra. Cioè, è questo aiuto reciproco. Calvino, lì, al Cotolengo, dice, per caso qualche partito,
qualche persona è riuscita a ridare la vista ai ciechi e a ridare l'udito ai sordi? Al Cotolengo in qualche modo questo accade. Al Cotolengo in qualche modo questo accade. Calvino ha la percezione che la questione della domanda di felicità abbia a che fare con la questione dell'amore, ma dell'amore nella forma che lui vede lì davanti, nella forma della carità. E una decina di anni più tardi, quando Calvino scrive Le città invisibili, Calvino conclude Le città invisibili con il dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan. Marco Polo è incaricato da Kublai Khan, dall'imperatore, di andare in giro a vedere com'è il mondo, e Marco Polo porta sempre a casa dei resoconti che sono terribili. Infatti l'imperatore alla fine dice: ma allora non ha senso, se tutto è inferno, pensate, di 50 anni fa questo romanzo, ma è la descrizione di quello che vediamo oggi. Se tutto è inferno, allora non ha senso. E allora invece la conclusione è: di fronte al male, di fronte all'inferno, possiamo avere due posizioni. La prima è la più facile, ed è quella di abituarsi all'inferno e vivere come se l'inferno non esistesse. Possiamo abituarci al dolore, al male, alla morte, a tutte le atrocità che ci sono, a tutto il male che noi abbiamo addosso e attorno. Ma la seconda posizione, che è più bella ed è più vera, è quella di dare spazio nella vita e far vivere ciò che inferno non è, dare spazio a ciò che inferno non è. E questa è la posizione più bella e più vera, dare spazio alla bellezza che tu incontri nella vita. Allora, io concluderei qui. Ci sono tantissimi autori che documentano questo incontro con la bellezza nella vita, ma ci sono tantissime storie reali che raccontano come questo incontro nella vita sia possibile per tutti noi e non è precluso a nessuno. Io penso, e chiudo con questi piccoli episodi reali, penso a Lamas, che è un amico di Kibera, è un amico che abbiamo aiutato come sostegno a distanza con la nostra scuola. Pensate, a Kibera è stato realizzato il film Dante a Kibera, un film con 150 ragazzi. Kibera è la discarica più grande in Africa, 3 chilometri quadrati, 300.000 persone, bambini che sniffano la colla a 7-8 anni per non sentire la puzza della discarica, ma con soli 300 euro loro possono uscire dalla discarica e andare a studiare. E quando ho chiesto alla Mas: ma ascolta, ma come è stato questo lavoro per il teatro e poi per un film, perché è un film che è uscito, andate a vederlo, film Dante a Kibera, come è stato, cos'è per te la selva? Mi ha detto: Kibera nel nostro linguaggio vuol dire selva oscura, Kibera vuol dire selva oscura. E per me l'incontro con queste persone che mi hanno permesso di uscire da quell'inferno è l'incontro con Virgilio. È l'incontro con Virgilio. Dante, la selva oscura, l'inferno, possiamo averlo qui. L'abbiamo lì a Kibera. Ma Kibera, dice lui, è Firenze. Kibera è l'Italia. Perché come c'è l'inferno, c'è anche il Virgilio che ti accompagna fuori dall'inferno. Pure mi viene in mente una storia che avevo sentito quando ero universitario, che aveva fatto il giro del mondo. Questo è Eddie Marr, 1994. Un ragazzo, Nino de Rua, che era in una baby gang, aveva già ammazzato, al tempo delle medie lui era stato già bocciato più volte, aveva già ammazzato più persone. E un giorno in quella scuola arriva un insegnante che lo invita al canto, lo invita al coro, vieni con noi, viene trattato normalmente lui. E lui è stupito, colpito, perché lui va in giro con la pistola a scuola. Questa non ha paura, mi invita. Per tutto l'anno lui ha frequentato le attività che erano proposte da questa supplente. Alla fine dell'anno il capo gli dice: senti, ma ci sarebbe da ammazzare quel ragazzo. Aveva percepito che qualcosa era cambiato, voleva metterlo alla prova. E Eddie Marr dice: no,
io non ammazzo più. E allora o lo ammazzi o ti ammazziamo noi. Il povero Edimar si è fatto ammazzare. Non ha avuto più desiderio di andare dietro al brutto della vita precedente. Si è fatto ammazzare lui. Questa possibilità di incontro con la bellezza e con tutti, l'ultimo esempio che faccio, colletta alimentare, penso che sia un gesto che conosciate tutti. Quando la colletta alimentare è stata portata a Monza, nel carcere di Monza, sono stati invitati i carcerati, alcuni sono messi a piangere. Perché? Perché uno ha detto, ma mai nessuno ha dato ancora, ha dato più credito a noi. Cioè noi una volta che sbagliamo siamo solo cattivi. E invece voi pensate che noi possiamo compiere ancora un gesto buono. E lì nelle carceri di Monza anche semplicemente una lattina, pomodoro e quant'altro, ma la letizia perché c'è in tutti noi una capacità di bene. L'innominato siamo tutti noi. Siamo tutti noi abbiamo la capacità di bene e la felicità non ha a che fare con la nostra perfezione. C'è un libro bellissimo, È mezzanotte, dottor Schweitzer, di Sebron, dove si mette a tema padre Carlo, che è Charles de Foucault. In questo libro si dice tutto il dramma della vita è che l'uomo vuole essere perfetto e non santo, cioè felice. Tutto il problema della vita è che noi, crescendo, vogliamo essere bravi noi. Non ci interessa neanche più essere felici, ma vogliamo essere noi che siamo bravi, perfetti, che risolviamo le questioni. Allora il libro di Sebron ci rilancia la domanda: che cosa desideriamo davvero nella vita? Vogliamo essere perfetti noi o vogliamo essere santi, cioè felici? Grazie. Un grandissimo grazie a Giovanni, insomma, una bellissima serata fino ad ora. È arrivato il momento del caffè, ovviamente, per cui potete ovviamente scrivere delle domande, avete i fogliettini davanti sul tavolino, avete le biro, passeremo io e Paolo a raccogliere, insomma, durante la pausa. Vi chiediamo di aspettare alla fine per parlare con Giovanni, quando sarà ovviamente disponibile anche per autografare le copie dei suoi libri. Buona pausa. Eccoci, allora, seconda parte del nostro incontro, come sapete, me lo dico sempre, magari c'è qualcuno che non si ricorda o magari anche la prima volta che viene, seconda parte in cui il nostro relatore risponde alle domande che avete scritto in questa pausa e quindi insomma c'è la possibilità di approfondire nuovi temi. Lascio la parola a Giovanni. Grazie. Allora, ho diviso le domande per questioni, per argomenti. La prima questione può essere sintetizzata con queste domande. È più difficile oggi essere felici e trovare la bellezza rispetto ad un tempo? Nella nostra società non c'è più il grande anelito alla ricerca della vera felicità, ma è tutto un ripiegare su piccole cose nell'immediato. Perché? Allora, perché l'ho messa assieme? Perché ci può essere una tentazione. La tentazione è quella di dire ma un tempo era diverso. Allora, questa convinzione, un tempo era diverso, è quella che nei libri di scuola hanno utilizzato per dire Leopardi era pessimista, pessimismo storico, fino a 25 anni, dopo ha cambiato idea, pessimismo cosmico. No, Leopardi la pensava così, un tempo era meglio. I nonni hanno sempre detto, ai miei tempi stava meglio, i genitori e i figli, un tempo si stava meglio. Dante, il grande Dante, quando scrive i canti dal 14 al 17 che incontra Cacciaguida, incontra Trisavolo Cacciaguida, da cui lui ha il titolo di cavaliere, quindi diventa nobile, e Cacciaguida gli dice, ma guarda che a metà del XII secolo si stava meglio a Firenze. Quindi lo stesso Dante, che è geniale, artista, è un gigante, nella Divina Commedia cade in questa tentazione.
la Firenze del 1300 non è come quella del 1150, ma io sono convinto che se avessero detto a Cacciaguida come si stava ai suoi tempi, avrebbe detto ma 50 anni prima si stava meglio. Insomma, i ragazzi di oggi mitizzano gli anni 80 come musica, le riprendono. Noi negli anni 80 riprendevamo la canzone degli anni 60. Allora, perché è bello studiare? Perché studiare? Nel senso, con questo lo spirito di andare a vedere come vivevano gli altri anni, ci permette di capire che è sempre stato così. Insomma, è sempre esistito il mito dell'età dell'Eden, dell'età dell'oro, è sempre esistito. Cioè, sempre hanno detto 20 anni fa si stava meglio. Allora, quindi non cadiamo in questa tentazione di dire ma 50 anni fa era meglio di adesso. E quindi era più facile cercare la felicità all'epoca. Non cadiamo in questo, perché è la tentazione in cui si è sempre caduti, quella di dire, beh, ma un tempo si era più felici o si era, c'era più possibilità di essere felici. Io adesso non voglio fare un confronto di valori, morale e quant'altro su 50 anni fa e adesso. Ma l'hanno sempre detto, l'hanno sempre scritto. Davvero, se leggiamo il 1200, il 1300, il 1400, sempre la generazione dopo ha detto che quella prima era migliore. No? È vero che c'è stato la modernità è cambiata, no? Nella modernità, nel Novecento, c'è la generazione dopo che dice adesso rifacciamo il mondo e lo facciamo meglio. E il Novecento è diverso. Tutta la storia è caratterizzata da un tempo si stava meglio. Il Novecento, lo sapete bene, ha detto adesso facciamo il mondo migliore perché come l'hanno fatto i nostri padri non va bene, demoliamo i padri. Questo è il Novecento a livello culturale e quant'altro. Allora, quindi Io quindi l'invito su questa questione per me, per voi e per tutti è di prendere per me seriamente la questione della felicità senza avere alibi. Non voglio avere alibi dicendo ma oggi non c'è più la possibilità, oggi si sta male, oggi eccetera eccetera. Perché non è così. Certo sono cambiati i tempi, sono cambiate le modalità, ma il progresso può essere una grossa chance. Come il progresso ci può portare al baratro, e lo sappiamo tutti, il progresso può essere anche una grossa chance. C'è l'umano? Pensate alla questione dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, no? Adesso stanno cercando di regolamentare, perché come sempre le leggi le mettono quando i problemi sorgono e sono grossissimi. Ma se viene meno l'umano, che cosa accadrà? E se una macchina può fare tutto quello che faccio io, allora vuol dire che deve farlo la macchina? Ma questo non è un problema di progresso, è un problema dell'umano che non c'è più o che rischia di non esserci più. Quindi il punto di ripartenza è quello. No, il punto di ripartenza è che io ritorni nel mio piccolo a chiedere ma tu come stai? Non come va, tutto bene, ah sì tutto bene, no, queste chiacchierate, no? Ma tu sei felice? Pensate alla domanda che abbiamo detto prima, ma tu sei felice? Quante persone ci chiedono ma tu sei felice? Quanti ci chiedono sei felice? Perché se uno ti chiede sei felice, non dici tutto bene, sei interrogato diversamente. Allora, io credo che la questione oggi come un tempo sia uguale. Uguale, sono cambiati i tempi, bisogna stare attenti all'umano, perché come diceva Leopardi, forse se avessi le ali per volare di giogo in giogo, più felice sarei, o greggia mia, o candida luna, forse sarebbe, pensate, 2 secoli fa lo scriveva Leopardi, e 1 secolo dopo è stato realizzato, si vola di gioco in gioco, di montagna in montagna, c'è una tecnologia che ci permette di vedere tutto dall'alto, è venuto meno il problema della felicità? No, è lì, ancora tutto intatto. Le domande le abbiamo ancora qua, nell'animo, e sono lì ancora tutte intatte. Quindi il progresso non è lui che cancella l'umano, se io non sono più umano che il progresso, che può essere i cellulari piuttosto che l'intelligenza artificiale, tutto il resto non c'è più. Che se io ho l'ascensore in casa, vuol dire che io devo salire con l'ascensore a casa? O posso avere il gusto di fare 4 piani a piedi? Non ci può essere il gusto di fare la fatica di... Non ci può essere il gusto di scrivere io invece di far scrivere all'intelligenza artificiale? Ma uno che ha trovato il gusto di scrivere vuole chiedere a ChatGPT di scrivergli la paginetta di diario, o di scrivere la sceneggiatura, deve farlo l'intelligenza artificiale, o il gusto posso averlo io. È il gusto della vita, è il gusto dell'umano che bisogna conservare. E allora a quel punto il progresso va regolamentato e si può regolamentare. Quindi secondo me
la questione oggi come un tempo rimane tale. Nel secondo tipo di domande, poi se non ho risposto, nel senso che non, qui non c'è l'esperto sulla felicità, tutt'altro. C'è una persona che nella mia passione per la letteratura ha visto che questa domanda è sempre presente, sempre. Poi a scuola magari sui libri non ci sono mai, ma tutti coloro che scrivono si pongono le domande che ci poniamo noi, tutti. Se poi sui libri di testo gli autori sono liquidati con certe questioni è un'altra questione, ma tutti si pongono la questione della felicità e la questione del destino. E come mi capitava di dire a qualcuno prima, quasi tanti di quelli del Novecento che sono etichettati come atei si sono convertiti o sono arrivati fino all'ultimo ponendosi la questione del destino e la questione dell'aldilà. Quindi sono domande che sono presenti. Chi scrive, scrive perché ha una domanda. E chi legge, secondo me, spesso legge perché? Perché essendo umano vuole vedere che cosa racconta un altro, come l'altro vive le stesse questioni, come l'altro, che risposte ha trovato l'altro. Allora, nel secondo gruppo di domande, come comunicare la felicità e la sua ricerca ai giovani? Le domande come convincere le persone in crisi a cercare la bellezza, come comunicare la felicità e la sua ricerca ai giovani? Un consiglio per non spegnere la domanda di felicità in noi e per aiutare anche i nostri amici, magari non credenti, a fare lo stesso. Allora, Leopardi diceva che solo chi non ha smesso di cercare la felicità lui può ancora sperarla per l'altro. Sapete, io posso sperare e chiedere per i miei figli che siano felici soltanto se lo chiedo per me. E concretamente, per me la cosa che desidero di più per le mie figlie è che siano felici e che siano salve. Quindi io concretamente io chiedo che, spero e domando che siano felici nella vita e che incontrino e possano abbracciare colui che è il Salvatore. Questa è la domanda che io pongo nelle preghiere. Allora, quindi, soltanto se le mie figlie vedono in me questo, allora possono anche loro camminare con me. Educare, diceva Sant'Ignazio di Antiochia, educare non è essere su un piedistallo. Si educa con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, ma si educa ancora meglio con quel che si è. Se tu in casa leggi tutto il giorno, non hai bisogno di dire ai tuoi figli leggi. Nel senso che se i tuoi figli, se ti vedono leggere, probabile che magari leggano. E se non lo fanno, anche se glielo dici, non cambia niente. Se io in classe amo Dante, un ragazzo può anche non amarlo all'inizio, ma dice, ma perché il professore ama Dante? E inizia a guardare, non me, ma quello che guardo io. Allora, Ezzurro Suto è stato l'architetto che ha condotto i lavori della Sagrada Famiglia, è uno di quelli che ha seguito il lavoro di Gaudì. Un giapponese che amava il marmo, voleva fare lo scultore. Ezzurro Suto l'ho incontrato a Bassano perché ha vinto il premio della cultura cattolica. E quando ha raccontato come si è convertito, come ha fatto a convertirsi, ha sentito delle prediche, lui amava Gaudì e ha iniziato a guardare dove guardava Gaudì. E guardando dove guardava Gaudì, lui ha iniziato a guardare fisso quel riferimento che era di Gaudì. Quindi a scuola un ragazzo inizierà a amare Dante, Leopardi e quant'altro se anche chi è davanti lo ama. Se chi è davanti lo guarda, ma attenzione, non se finge di ti faccio l'apologia, ti spiego, ti faccio il docente, ma se, perché è un ragazzo, non lo puoi fregare. I ragazzi sono più che svegli, capiscono dove abbiamo, sia i nostri figli che i nostri ragazzi, gli studenti, capiscono dove abbiamo il tesoro. Cioè capiscono se tu bleffi, lo sanno benissimo se bleffi. Se invece tu ami una cosa, ma è chiarissimo. E uno dice, vuol capire, ma perché? Cosa ci sarà? Che cos'è? E un po' alla volta uno è probabile, ed è l'unica strada, che uno inizia anche lui ad amarla. È probabile.
Ma se non è così, non è possibile altro. Insomma, se noi amiamo una persona o una materia, una disciplina, lo trasmettiamo. Ed è l'unica cosa credibile. Che io guardi qualcosa e che l'altro inizi a guardare a me insieme. Io dico sempre, quando vado in un posto, se c'è una messa, ad esempio, prima o... da cosa sono colpito? Dal fatto che c'è silenzio. Perché che ci siano 200 persone, o 1000 persone, o 50, non importa, ma che stiano in silenzio, vuol dire che tutti stanno guardando qualcosa e che sono educati a guardare qualcosa. Non è facile, non è facile che ci siano 50 persone o 100 persone in silenzio, ma ripeto, di un silenzio pieno. Allora, perché? Perché uno sta guardando qualcosa. Quindi, a questa questione, come comunicare la felicità e la sua ricerca ai giovani? Ma io penso, dicevo prima, felicità va a braccetto con bellezza e va a braccetto con amore. Felicità va a braccetto con bellezza e con amore. Perché è un tutt'uno. È come dire, l'amore va a braccetto con la verità. Caritas in veritate, veritas in caritate. Verità e amore vanno a braccetto. E quindi anche la felicità va a braccetto con la bellezza. Lo dicevamo prima nella dimensione dell'incontro con il bello. Il bello non è soltanto una musica. Il bello può essere un modo di trattarsi, il bello può essere è l'incontro con qualcosa che ti tira fuori da te. Tu capisci quando incontri qualcosa di bello? Perché quando incontri qualcosa che è bello, le suore di cui parlavamo prima, tu esci fuori da te. E questo è un miracolo. Penso che lo capiamo tutti. Che noi siamo talmente immersi nel nostro egoismo, nella nostra autoreferenzialità, che quando sei di fronte ad una cosa che ti sradica e dici, caspita, ma che bello, esci tutto a un tratto, tutto quel tuo ego, quella tua autoreferenzialità scompare. Perché sei spalancato qualcosa che dici, ma un'altra misura, un'altra cosa. Quindi questa esperienza l'abbiamo fatta tutti. E uno quando la fa, la vuole ricercare per sempre. La bellezza è qualcosa che ci sradica da noi per andare verso qualcosa che è totalmente altro e che ci riempie, che ci abbraccia, che è totalmente più bello di quella che è la mia misera misura. Allora, mi collego con la domanda, con il terzo ambito, che è l'ambito della libertà che è collegata alla felicità. Allora, io dico ai ragazzi, se io voglio fare un cammino di libertà, devo farlo in un percorso. La libertà è scegliere nell'istante per l'istante o è scegliere nell'istante per il tuo compimento? Mi spiego. Faccio due esempi di solito. Primo esempio, sei in classe e continui a buttare la carta per terra e non studi niente quando vai a casa. E dici, sì, ma io sono libero perché ho fatto quello che ho voluto. Arrivi a 18 anni e a 18 anni inizi a capire che tu vorresti fare il medico, ma non hai appreso nulla in quei 4 o 5 anni e il medico non lo puoi fare. Sei davvero libero? Il gesto dei 14, 15, 16 anni sono gesti di libertà? Hai semplicemente esercitato il libero arbitrio come hai voluto. Perché la libertà è la scelta dell'istante nella prospettiva del compimento. Io scelgo nell'istante nella prospettiva del mio bene. Paradossalmente, se tu stai a casa e studi, sei più libero, cioè coltivi di più la possibilità del tuo compimento che nell'esercitare l'atto del faccio quello che voglio. Altro esempio che faccio loro quando spiego Paolo e Francesca. Perché di solito quando fa Paolo e Francesca, ma che bello, se due si amano. Ma se tu nella tua vita hai coltivato una relazione, un rapporto, hai coltivato una famiglia, hai coltivato dei rapporti, figli e tutto il resto, ma tu sei più libero ad andare con una donna perché quella sera o nella realtà incontri una donna e perché in quel momento ti va, o sei più libero se tieni conto di tutta la tua storia, di tutto il bene che tu vuoi alle persone? Dove sei più libero? La libertà è scegliere per il tuo bene, è scegliere nell'istante per il tuo bene. Allora, se
siamo d'accordo su questo? Perché poi bisogna, se siamo d'accordo, Dante direbbe di sì, no? La scelta dell'istante per l'istante, una becero carpe diem, perché Orazio non parlava di carpe diem così, carpe diem per Orazio era vivere intensamente ogni istante, carpe, proprio cogliere fogliolina per fogliolina, vive ogni istante, quello era il carpe diem di Orazio. Ma il carpe diem di oggi è vivi l'istante senza pensare che esista un futuro, senza un destino, no? La filosofia proprio del notte prima degli esami, eh? Ho l'esame il giorno dopo e vado a fare la serenata a quella ragazza che non è neanche la tua fidanzata proprio la notte degli esami, no? Invece la libertà è adesione al bene. Direi che la libertà è l'esercizio del scegliere, non sai, quando scegli non sai mai se hai scelto bene o male, cioè uno sceglie con un'ipotesi di bene per sé. Professore, ma se mi iscrivo a filosofia o a matematica, faccio una cosa buona? Tu stai scegliendo partendo dal desiderio che hai, da un'ipotesi di bene per te, quindi non può essere una cosa brutta. Il desiderio che abbiamo ci muove sempre per un bene. Dante è portato verso il cielo dai desideri che ha. I desideri che abbiamo buoni sono cose buone. Se i desideri sono buoni, sono delle vie che ci portano verso l'alto. La libertà, detta così, ha a che fare con la felicità. Perché il cammino della felicità, non l'abbiamo detto prima, il tempo era poco, è un già e non ancora. Cioè, Leopardi ci spiega, ci fa capire come è un cammino. Il sabato del villaggio, questa attesa, ma com'è bella. È un'attesa, è strutturale nel cuore dell'uomo, la dimensione dell'attesa. Cioè, pensiamo se ogni giorno fosse attesa di un compimento. Quando uno ti fa calcio, c'è la partita, c'è la finale di Champions, quella giornata non è piena. Quando uno attende la propria fidanzata, quella giornata non è piena. Quando uno attende un evento, quella giornata non è piena. Bene, Leopardi ci insegna che la vita è sempre attesa di un compimento, di qualcosa che deve accadere. È un già perché uno sperimenta nell'amore. Qui adesso se uno dovesse riportare le mie esperienze, uno sperimenta nell'amore, nella nascita dei figli, nelle amicizie, nella grazia, nelle grazie che ci vengono date, sperimenti il già. Ma percepisci come sia bello che è un non ancora, perché quello che si attende il mio animo è ancora di più di quello che uno già sta avvertendo, è un non ancora, già e non ancora. Ecco, la dimensione umana è un già e non ancora. E del resto la libertà è in questa prospettiva di una scelta per, nella prospettiva del compimento, è l'istante per quello che è il compimento, io direi, finale. E quindi è una scelta per una tua felicità, un tuo compimento, e usando Dante, per una tua salvezza. Perché due sono i fini della vita umana, la felicità di questa vita e la salvezza, no? Quindi la libertà è un esercizio di scelta nella prospettiva di una felicità e di una salvezza, di un compimento. Quindi chiaramente la libertà ha a che fare con la felicità. E del resto qualcuno, Gesù ci ha detto che è la verità che ci renderà liberi. E il cammino che noi facciamo è un cammino in cui la verità è sempre qualcosa da guardare, non l'abbiamo in mano noi. Non l'abbiamo in mano noi la verità. E quarto ambito, si va sulla dimensione del genitore. Ed è una dimensione che ovviamente mi prende parecchio, cioè il genitore di fronte al figlio. Qui rispondere in poco tempo è impossibile, però dico un po'. Il genitore nei confronti dei figli è sempre, sempre in un'alternanza. In un'alternanza che è, scelgo io per lui, perché così non si fa male, o lo lascio libero. Cioè, io lo capisco così. Cioè, il nostro padre ha il problema di averci salvi e di averci liberi. Perché se io fossi salvato ma non libero, non avrebbe senso. Una salvezza da schiavi non avrebbe senso. Allora, perché lo dico? Perché nei confronti delle mie figlie il problema è sempre quello di dire: caspita, io non voglio che facciano stupidate, io non voglio che sbaglino strada, io non voglio che possa accadere qualcosa. Ma a un certo punto tu ti rendi conto perché il figlio cresce,
che il figlio reclama che cosa? Che lui sia protagonista, che le scelte possano essere sempre più sue. E ti rendi conto che quella salvezza che tu vuoi da lui, se lui non è libero non conta più, perché il figlio diventa infelice. Se un figlio inizia a non scegliere, lo vediamo intristirsi, lo vediamo contrastare, abbiamo fatto tutti questa esperienza. Cioè, nella mia esperienza inizio a capire un po' meglio la questione della ci vuole libertà e ci vuole salvezza. E una salvezza senza libertà non vale, perché l'altro non è contento, non è felice. E allora è una bella questione. Allora io nell'esperienza mia capisco che ottengo di più quando faccio un passo indietro. Ottengo di più in dialogo, in rapporto, in colloquio. Faccio un passo indietro e non sto a imperversare subito con la domanda, allora raccontami eccetera. Sarà di solito, sono le figlie che lo... Ah papà, tu cosa hai fatto? Ah ma sai che? Perché i ragazzi, io questo sono un po' fortunato perché leggo i diari da tantissimi anni dei miei studenti, scrivono 2 volte a settimana in tutto il triennio e si raccontano, io dico raccontate quello che volete, tanto scegliete, andate in profondità, dico il criterio è andare in profondità, perché se andate in profondità scoprite la grandezza dell'animo, la grandezza della vostra persona, qualsiasi argomento, ma andate in profondità, non raccontatemi la giornata, scegliete una questione e andate in profondità. Allora dai diari capisci tanto e capisci come i figli tengano i genitori. Ma capisci come anche i figli vogliano che il genitore lasci lo spazio al figlio. Allora, nella mia esperienza, se faccio il passo indietro, è più probabile che ottenga di più, ma proprio nel dialogo. E la cosa che io mi rendo conto, secondo me è più importante, è che venga conservato il dialogo. È importante che un ragazzo abbia un riferimento. Quindi se il ragazzo non avesse noi come riferimento, però la cosa sempre più importante che mi hanno insegnato è che abbia degli adulti come riferimento. Quindi uno che avesse perso il rapporto con i figli, però ha degli adulti bravi, capaci, perché un ragazzo comunque a un certo punto non ha più il maestro, il genitore. A un certo punto il ragazzo troverà altri maestri. Però l'importante è appunto che ci siano dei maestri da seguire. Poi verranno sostituiti da altri. Questa è la cosa fondamentale. Quindi se mia figlia o le mie figlie avessero altri riferimenti, ma sono riferimenti belli, questa cosa è confortante. Mi rendo conto che il dialogo, conservare il dialogo, avere figli che ti raccontano, eccetera, eccetera, è uno bello e due nel percorso aiuta parecchio. Ma non basta. Peggy diceva, quando raccontava della figlia che non stava bene, eccetera, eccetera, diceva, Madonna, non ne posso più, non ne posso più, non ce la faccio più, te le affido. Questa questione dell'affida, qualsiasi sia il nostro rapporto con i figli, anche se il rapporto fosse il più bello, non basta. Cioè, per quanto mi riguarda, affidare loro a qualcuno, a chi li può proteggere, salvare, eccetera, è la cosa, è la questione. Poi che ci sia un bel rapporto, caspita, sappiamo tutti che i rapporti dolorosi con i figli sono delle ferite, quindi se un rapporto si fosse un po' danneggiato c'è sempre la possibilità di recuperare e a volte si recupera non pensando di essere noi che la sappiamo. Oggi parlavo con un ragazzo a scuola e che mi diceva a 15 anni, però mi dice ma io, mi ha raccontato di alcune persone, però hanno sempre ragione loro, non ascoltano. Allora io non so, l'adulto può darsi che a volte abbia ragione, però troppe volte noi adulti la mettiamo sul piano di io c'ho ragione, tu mi ascolti, e non ascoltiamo l'altro. I ragazzi vogliono essere ascoltati, anche i figli vogliono essere ascoltati, e a volte non c'è bisogno che noi diciamo replichiamo, perché già soltanto nel fatto che lui, il ragazzo, possa raccontarsi, per lui è già una conquista, mi ha ascoltato qualcuno. Mentre spesso i genitori, perlomeno da quello che leggo nei diari, non hanno tempo per ascoltare. È l'ultima questione. Non pensano che sia importante che il ragazzo racconti. Pensano che sia importante che faccia tante cose. Il ragazzo è una serie di bisogni, ma raramente diventa un desiderio grande, no? Va bene.
E poi c'era una domanda che spero di aver inteso bene. Diceva: cosa risponderesti ad un bambino, per quello che ho capito io, che alla domanda chi sei tu, lui risponde io sono nessuno. Ho inteso così la domanda. Poi perdonatemi se l'ho intesa male, ditemelo. Cioè, in sostanza, questo bambino ha una totale disistima di sé. Questo bambino crede di non essere nessuno, eccetera, eccetera. L'ho intesa così. Ma, un po' come dicevamo prima, la nostra stima c'è se qualcuno mi stima. Io sono stimato se qualcuno mi ama. E io inizio a dire il mio nome se qualcuno mi dà il nome. Cioè, pensate, di una commedia, Dante compare una sola volta quando Beatrice lo incontra al canto 30° in Purgatorio. Lo rincontra, Dante, perché Virgilio se ne vada non piangerà ancora, non piangerà ancora. Piangere ti conviene per altra spada. Dante perché Virgilio se ne vada. Cioè, lì c'è Dante. Perché? È Beatrice che gli ha dato il nome. Non è la mamma, ma è colei che lui ha incontrato che gli ha fatto capire che c'è una strada buona. Colei che gli ha permesso di fare la strada verso il bene. Allora, un bambino, se si sentirà amato, io poi non si conoscono le situazioni, però a me viene da dire, quando uno si sente amato e lo coglie anche soltanto da uno sguardo, inizierà a guardarsi diversamente. L'esperienza nostra di tutti è che uno sguardo ci fa capire se l'altro mi vuole bene. E se uno mi vuole bene, io mi guardo diversamente. Perché inizia a capire, ah, ma io sono voluto. È vero che siamo stati voluti, ma noi abbiamo bisogno di vederlo fisicamente che siamo stati voluti. Perché sennò il rischio, quando non percepiamo che siamo voluti bene, il rischio è che noi cresciamo con una disistima. Allora non valgo. Se nessuno mi apprezza e mi ama, vuol dire che io non valgo. Quindi solo tramite l'amore, uno sguardo d'amore, un rapporto amoroso in senso pieno può passare, io sono qualcuno, io valgo qualcosa. Il nome è la strada, no? Il nome è la strada. Io non sono più nessuno, ma io sono Percival. Il suo nome nel Percival Chrétien de Troyes si ha quando lui capisce che vuole fare il cavaliere, incontra i cavalieri, capisce che vuole fare il cavaliere, e allora viene nominato il nome Percival. Io capisco chi sono e allora ho un nome, no? Se sei amato, inizi magari a percepire una strada. E poi c'è un'altra questione che era sempre su una dimensione affettiva legata alla dimensione del matrimonio. Per come ho inteso io la domanda è, io nella vita ho un'attesa di affetto, un'attesa su una strada mia. La strada di sposarmi, la strada appunto di incontrare la persona giusta, una persona a cui voglio bene. La mia felicità può essere possibile anche adesso che non l'ho incontrata questa persona? Allora, qui si è su un piano affettivo molto particolare, per cui usare parole, non so come dire, non vorrei usare parole indebite. Nel senso che secondo me la domanda sulla vocazione è una domanda fortissima, bellissima, ed è bello che uno abbia un'attesa. Voglio dire, noi abbiamo l'attesa sulla nostra vocazione. Quindi è una domanda questa da toccare, da trattare con totale, non so come dire, delicatezza, tenerezza, correttezza. E quindi io posso dire soltanto che a chi attende la strada del compimento, la strada dell'affetto, la strada, posso soltanto, non so come dire, dire che è giusto, un desiderio è buono, un desiderio buono uno deve continuare a porlo come domanda al Signore, deve continuare a porlo come domanda, un desiderio buono, e tenendo aperti gli occhi, lasciando la domanda aperta per vedere come si possa compiere questo desiderio buono, perché un desiderio può diventare anche una ferita, no? Un desiderio anche quando non si compie può diventare una ferita. Quindi la domanda di affetto è una domanda che abbiamo tutti e che va tutelata e va conservata. E
le strade non le conosciamo, però non so come dire, le strade degli incontri nella vita non siamo noi a conoscerli. Grazie. Facciamo un applauso a Giovanni. Grazie Giovanni, e chiudiamo così questa stagione del caffè con il terzo appuntamento, appunto, dell'undicesima stagione. Potete trovare quasi tutti i video dei caffè di questi anni sul nostro canale YouTube, lo trovate sotto Oratorio San Vittore Verbania, iscrivetevi, potete trovare quasi tutti gli appuntamenti degli ultimi anni. Ovviamente, come sapete, tutta la macchina organizzativa del caffè, insomma, dall'organizzazione stessa, ai banchetti, è onerosa ovviamente, richiede un grande lavoro da parte di tutto lo staff. Ovviamente saremo contenti se volete darci una mano, trovate ovviamente in fondo, vicino alla vendita dei libri, una box dove potete lasciare delle offerte, saremo veramente molto contenti. L'appuntamento è alla prossima stagione, alla 12ª stagione, per cui grazie, buonanotte, e ovviamente vi invito ad acquistare i libri in fondo, che costano 10 euro, per cui grazie e buonanotte. Grazie.